Ma i fans non sanno che i Beatles odiano esibirsi ogni sera. Non sanno che per suonare devono essere addirittura spinti fuori dal camerino. Non sanno che l'LSD fa ormai parte della loro vita. La faccia da bravi ragazzi nasconde l'uso smodato di alcol e droghe. Nel 1965, in uno stato di completo annebbiamento, ricevono la più alta onorificenza britannica, l'MBE, dalle mani della stessa Elisabetta II. Hanno appena fumato marijuana, a turno, nei bagni di Buckingham Palace. È così. Morgan e Shapiro, dunque, abbiamo sentito che c'è questo track del pubblico. Voi ce l'avete prima all'uscita dal camerino, quando il butta fuori dice vai, chiedi scena. C'è questo track? Allora, no? Oggi, allora sicuramente sì. Allora sicuramente e sì. Oggi? Ma oggi sono più grande, stranamente. Sì. Però c'è, sai, quando io so che c'è un teatro pieno e sto per entrare, io sono sempre nervoso, non riesco mai a essere rilassato. E l'impatto con la non realtà, che è assolutamente condizionante, allora il fascino è quello. Lui oggi ce l'ha di brutto, credo. Non lo so, lei sembra così sfrontato. Oggi sì. Diciamo che ogni tanto bisogna prendere delle precauzioni. Io non giro con le guardie del corpo, assolutamente, non amo questo tipo di cosa e mi piace buttarmi nella folla, mi piace stare in mezzo alla gente perché amo parlare e relazionarmi. A volte però c'è invadenza da parte delle persone, quindi vorrei non pensare a queste cose paranoiche della mitomania, vorrei non pensarci, però... Donà, dal punto di vista musicale, lo chiedo a lei in modo che così... Poi anche voi ovviamente, che hanno rappresentato questi quattro giovanotti? Hanno rappresentato, direi, l'inizio di una nuova era della musica moderna. Cioè io credo che dopo i Beatles, cioè la musica pop, rock, chiamiamola come vogliamo, è cambiata radicalmente. Prima c'era il rock and roll fondamentalmente, il country, il rock and roll. Poi è iniziata quella che si chiama pop music, ma la struttura compositiva, melodica e ritmica delle canzoni è cambiata completamente con i Morgan, d'accordo. Sì, è complicata molto. Cioè, è diventato tutto più complesso, a parte il bisticcio di parole, da un punto di vista proprio musicale, compositivo, le canzoni sono diventate una cosa colta. Prima erano patrimonio del pop, l'intesa in senso popolare, cioè erano arte bassa. Coi Beatles, secondo me, diventano una rottura del muro tra l'arte alta e l'arte bassa. Okay. Soprattutto Shapiro. Diventa una rottura tra lo star considerato come elemento singolo, il cantante, la cantante. Per la prima volta nella storia la star è un movimento collettivo, quindi questo ha scioccato tutti e per uno come me, o se lui ci fosse stato, allora, apriva 20.000 nuove possibilità nella vita. Finisce qua questa prima parte del racconto dedicata ai Beatles. Congedo il professor Donà, trombettista e filosofo insigne, il maestro Morgan, felice di averla avuta, il professor Cartocci che ci ha illustrato anche con questo libro, e invece a Shapiro. Nonostante tutto, i passaporti, lei è un nato in Inghilterra, è inglese. Che cosa rappresenta per un inglese di origine la monarchia? Ma io credo che la monarchia rappresenti diverse cose. Prima rappresenta un punto di orgoglio per gli inglesi, poi rappresenta un punto di grande entrate turistiche, perché Inghilterra in verità vive sul turismo, su questa mondo del passato, del presente, della regina, del re, dei castelli. Poi credo che diventa anche un punto dove possono anche arrabbiarsi con la monarchia. È quella la cosa. Sì. Perché però rappresenta una cosa importantissima in questa società di oggi, cioè la continuazione. Non c'è un cambiamento ogni 4 anni, ogni 8 anni, si cambiano i ministri o i primo ministro, però c'è sempre la regina,
poi ci sarà, e questo dà una, questa continuazione di continuità, che è fantastico. Si dice continuità. Credo. Sì, venga un momento con me, scusi, la faccio vedere una cosa. Qui abbiamo un trono con alcuni attributi. È mio? Sì, anzi no, s'accomodi. Posso? La prego, sconvolga. Quindi tu. Il titolo di prima doveva essere sua cosa? Maestro, professore, sovrano, ecco. Wow. Vuole spingere la cosa fino a mettere la corona? No. No, perché adesso dobbiamo raccontare una specie di favola che potrebbe...